corride sangue, fratellanza e libertà. Se orgogliosi d'esser quel che semo, semo da sempre un popolo e una nazione. Mi conosci per quello che sono? Fammi capire. Sergio Bottotto.
Sergio Bottarotto. Attenzione, magari sono relazioni con i diritti civili e poi. Conoscere, sì, c'è. Cioè, ah, beh, perché questo è sufficiente. Mi conosce, sì, lo conosco quando arrivo in servizio, quindi sono conosce. Cioè, vi siete fatti dare i documenti da questo signore? No, le... no, non ho documenti italiani, guardi un po', non ne ho, non ne dispongo i documenti italiani. Conosce. Bravissimo questo, Allora, lei oggi è stato condotto qui per essere sentito come testimone. Scusi, lei, ma lei posso sapere chi è? Sono un giudice. Sì, un giudice italiano. Dottoressa Laura Cecconi. Che, perfetto, ok. Siccome non è neanche scritto nell'atto che mi è stato notificato che è il giudice istruttore, ok? È un mio diritto saperlo, no? E le ripeto, è un mio diritto avere dei testimoni anche in questa udienza qua, perché io non riconosco le autorità dello Stato italiano. Ascolti, cosa devo scrivere? No, no, allora lei mi chiara che scrive lei. Lei mi ha detto che. Non è un problema, non è un problema. Io non riconosco e lei scrive, può scrivere quello che vuole, è un problema suo. Io sono il presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto. No, non guardi che non è inutile che lo scriva verbale, perché io non le sto facendo una dichiarazione. Sì, ma le sto dicendo però. E sono anche, no scusami, ascolti lei, sono anche il presidente del governo Veneto provvisorio. Guardi, è state agendo in difetto assoluto di giurisdizione, per territorio, per materia, per competenza, per tutto, d'accordo? Il suo tribunale è stato. Si propone adesso, mi scusi. Il suo tribunale è stato abolito e cancellato dall'UCC, dall'Uniform Commercial Code, non esiste più. Non esiste più. Allora, lei dice che lei non è Bortotto Sergio. Io sono amministratore di quel trust. Io non mi identifico, io sono l'amministratore, non sono l'amministratore. L'amministratore di quel trust. Quindi io non sono quel Sergio Bortotto, quella persona giuridica che voi dite. Io sono una persona fisica. Certo. E non quel trust. E questa è la differenza. Di essere l'amministratore di quel trust che, non che voi dite essere Sergio Bortotto. Di Bortotto Sergio. Ho già notificato al suo governo e a tutte le amministrazioni. Di non riconoscere l'autorità dello Stato straniero occupante italiano. Italiano. No, guardi, è uno Stato straniero. Non le posso dire come la citazione esatta è straniero, occupante, colonialista e razzista. Esatto. Questo è scritto agli altri. Sì. Non prendo la porta, ricordo che è stato indietro che non è corretto. Come no? Non è corretto neanche stare qua. Scusi. Il tecnico con l'appuntamento per continuare le tocca. Sì. Oggi dopo 5 anche consiglio alle 2 e mezzo. E mezzo. Ok, buongiorno. Indicare le persone attuali che siano a distanza adeguata. Allora, dichiara di essere amministratore di quel trust e quindi non è la persona giuridica di Bortotto Sergio, così dichiara non riconoscere l'autorità dello Stato italiano. Sui nostri territori e sui territori della Repubblica Veneta, ovviamente. Uno Stato occupante. Allora, lei oggi. Il termine esatto è, scusi se vuole essere corretta, straniero, occupante, colonialista e razzista nei confronti del popolo veneto. Questo è il termine esatto che è riportato agli atti. Dimostrate e depositate anche la conta internazionale. Straniero occupante. Straniero occupante, razzista e colonialista. Senta, io la informo di questo, lei oggi deve essere sentito come testimone e deve assumere un impegno a dire la verità sotto la sua responsabilità morale e giuridica. Non ho nessun dovere nei confronti dello Stato italiano, non ho nessun dovere. Così dichiara, io avviso che se lei non presta il giuramento di supporre, io trasmetto gli atti al pubblico ministero. Ah, va bene, non lo riconosco. Il test viene... Non posso fare un giuramento in ambito italiano. Finalità.
violerei il mio giuramento di confronti della Serenissima Patria. È stato convocato. No, sono stato reso in schiavitù, lo deve scrivere questo, perché mi avete privato della libertà, e la resa in schiavitù è un reato gravissimo, è una violazione dei miei diritti umani, e questo lo ribadisco. Che, allora, il caso viene chiamato la finalità per cui è stato convocato e dichiara di essere stato tratto in tempo e che deve restare in tempo a dire la verità. Io la verità la dico sempre senza bisogno di giurare allo Stato italiano. In ipotesi di suo rifiuto a prestare l'impegno di cui all'articolo 251 CPC verrà disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero italiano. Vengono informati delle finalità per cui è stato convocato e gli dichiara di essere stato tratto in schiavitù e che deve prestare l'impegno di rito di viene avvisato con ipotesi di solito per stare l'impegno all'articolo 251 verrà disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Deve ascoltare anche me, perché io faccio una dichiarazione di sovranità e lei non ha nessuna giurisdizione su di me. Le posso dire? Questo. No, l'ho già prodotto al suo governo anche, allora, questa è la deposito. Non produco niente, gliel'ho notificato. Io gliel'ho notificato, quindi lei agisce in prima persona e se ne assume la responsabilità personale, perché il tribunale non esiste più, lo deve scrivere anche questo però. Capisce? No, non sto esagerando, è legge questa, è legge dell'UCC depositata, l'uniforme commercial code, è legge internazionale, articolo 10 della Costituzione italiana, lo dice. Il testo di considerazione di sovranità affermando che documento. Io sto esagerando, mi avete dato schiavitù, io sto esagerando, ma pensa un po'. Nominato dichiarazione di sovranità personale nazionalità veneta e afferma di averlo così notificato. A lei personalmente, perché lei mi risponde personalmente, non come giudice, perché il giudice non esiste più italiano, è stato cancellata l'autorità, anche il tribunale è stato cancellato. Quindi lei non intende deporre come testimone, non intende prestare il giuramento. Guardi, io ho fatto 22 anni di poliziotto, d'accordo? Io, se vuole essere sincera, io per la verità sono sempre pronto a testimoniare, a fare, ma non posso testimoniare in ambito italiano, non posso, non voglio e non devo. Io ho un giuramento nei confronti della mia patria, della Serenissima Patria che è occupata dallo Stato italiano. Nell'ambito giuridico italiano, perché noi abbiamo un altro ordinamento giuridico. E intende firmare questo verbale in cui ho riportato le... Quale verbale? No, io non lo riconosco il verbale. No, io non faccio dichiarazioni a verbale, lo sta facendo lei e a me è più che sufficiente quello che ho fatto. Sto anche rivendicando i miei diritti. Dichiaro di non avere... Ascolti, senta, lei è stato convocato qui a forza. Per deporre come testimone. Non si può, non si può. Ascolti. Lei allora, ha scritto sul... Io no, dice che fa un verbale. Dire... Ha scritto il verbale dell'UCC per cortesia? Senta. No, no, perché non interessa, perché ha tutto l'interesse a di me scriverlo. Interessa. Guardi, la legge internazionale, con questa dichiarazione io le ho notificato che il suo tribunale non esiste più. Bene. Quindi lei agisce in prima persona, non più come giudice, che capisce? Se ne assume tutta la responsabilità. No, ma perché? Perché il tribunale italiano è stato cancellato dall'UCC, ok? Dall'Uniform Commercial Code, e voi non mi state adeguando. Italiano. È una legge internazionale. Cancellato dall'UCC. UCC. Uniform Commercial Code è la regola. Siccome l'Italia è iscritta al SEC dal 1934, è un governo commerciale, capisci, aziendale,
punti il tribunale italiano è stato cancellato dal DCC. Dichiara di non, intero, di non aver inteso fare dichiarazione verbale e pertanto di non voler sottoscrivere, ecco, un verbale per rispetto della mia patria. Questo è il principio. E guarda che potrà anche venire da ridere, ma io sono veneto. Io non. No, no, lei è solo sotto. Lei guarda, può fare quello che vuole. Ma guarda, io chiedo rispetto per Dio. Ascolti, guarda, io sto rispettando. Lei ha mai violato gravissimi violenti. Perché lei guarda, non solo rifiuta la direzione, no. Ma tiene una condotta. No, la mia condotta è più che legittima. Guardi, è già stato notificato anche alla Corte Internazionale di Giustizia quello che state facendo, ed è gravissimo. Sono violazioni dei diritti umani, civili e politici. Quindi dichiara di non aver inteso fare dichiarazione verbale e pertanto di non voler sottoscrivere. Guardi, le dirò di più, lei è lo Stato straniero occupante italiano e sta violando anche l'articolo 26 della Convenzione sui diritti dei trattati di Vienna, 23 maggio 69, pacta sunt servanda. Sono stati violati i suoi diritti con l'accompagnamento. Non solo con l'accompagnamento, ho fatto anche con la stessa citazione. Il G dispone quindi l'allontanamento dall'aula di udienza va bene?